Infatti io noi qua in questa zona qui ne abbiamo pochi e però perché da tradizione qua ormai se la musica appunto l'azione principalmente non fa il strumento. Però sai che se dà valore al territorio alla sede della Libera, poi alle aziende agricole Faversani e Faietti, alla scoperta del nostro territorio, quindi? Ma un territorio che dal punto di vista agrozootecnico è straordinario, non c'è bisogno neanche di scoprirlo, è l'occasione però per conoscere altre aziende nell'ambito di un percorso che ci porterà in 100 giorni a visitare 100 aziende lombarde. E abbiamo scelto di fare questa esperienza in questa fase difficile per l'economia agricola lombarda per avere il polso più da vicino e più concreto possibile dei nostri agricoltori e orientare al meglio le politiche di sostegno nei prossimi bandi che emaneremo nelle prossime settimane e nelle misure che faremo. E poi per confrontarmi su alcune situazioni particolari, il tema del latte, il tema del comparto suinicolo che interessa molto Cremona, sul quale è fondamentale per noi che si arrivi a un accordo di filiera fra tutte le parti del comparto per condividere un percorso, prima che ancora degli aiuti, un percorso a breve, a medio e a lungo periodo per dare robustezza a questa filiera e valorizzare meglio i prodotti, in particolar modo nell'interesse dell'allevatore che deve essere sempre più protagonista nelle scelte di programmazione e poi altri comparti che meritano la nostra attenzione, quindi riallacciare in maniera sempre più forte un rapporto costante e concreto con il mondo di rappresentanza degli agricoltori lombardi. Sì. Ciao! Ciao Riccardo! Ci salutiamo così? Ciao Riccardo! E abbiamo, qui c'era una scala brutta, vecchia, l'abbiamo tirata via e abbiamo inserito questo nuovo capannone e abbiamo dentro qui le primipare. La salvaguardia di 150 metri in un'area quasi di meno. Quindi qui se lo danno.